Buonasera, sono sempre io, la vostra emittente preferita, un programma che ci spiega i perché della musica contemporanea, un programma che ci spiega l'underground. Questa volta abbiamo, come sempre, come tutte le volte, ospite un musicista del gruppo musicale dei Tonio Scatigna e la Gatto da Pelare. Come si può intendere dalle note di sottofondo, abbiamo a che vedere con un gruppo rock, un gruppo duro, un gruppo che spacca, si può dire, spacca il culo. E niente, ne siamo qui a parlare della loro musica, della loro storia, con un grande chitarrista apprezzato da tutta la Toscana, maestro Eddie Cosenza. Vorrei rivolgerti, caro Eddie, delle domande ben precise per capire un po' chi sono i Tonio Scatigna. Appunto, chi sono i Tonio Scatigna? Cosa fanno, cosa hanno fatto e come vanno avanti? La parola, ma il microfono non me l'hanno dato. Un microfono, non c'è neanche un microfono in questo cazzo di programma. Questo microfono lo facciamo venire direttamente dalla Proel? Eh? Dai, dammi questo microfono. Allora, ma questo cazzo di microfono! Ma porca Madonna! Porco Dio! Porco lì! Porco là! Sto microfono sempre qui a aspettare il microfono che non arriva. Che me lo dovevano già dare prima iniziasse il programma, ecco. Questo cazzo di microfono, vai, porca Madonna. Ah, un moccolo me l'avete già fatto tirare. E questo non va bene perché siamo in un paese cristiano e quindi non possiamo bestemmiare, me l'hanno detto, scusate, lo sapete. E signore Dio Senza, cioè signore Dio Senza, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo ormai abbastanza bene, parlaci del tuo progetto musicale, la mia Scatigna, come erano, come sono, come diventeranno. Ciao, buonasera. Ben ritrovati, ben ritrovati. Purtroppo con la storia del microfono non mi ricordo più la domanda. Potrebbe mica ripetermela. No, se siamo, cioè, ti volevo chiedere chi siete, cosa fate, insomma, la solita domanda per iniziare a ogni musicista, cioè, la sai bene, ne hai fatte di interviste. Ne ho fatte le interviste, sì. Però non così difficili. Aspetta, Ok, ridammo un attimo il microfono, ti rifaccio la domanda. ok. Tieni. Vorrei fare anche un applauso, cioè chi può faccia un applauso alla nostra regia che veramente stiamo facendo un programma per voi molto moderno, anche le riprese come vedete sono molto sperimentali, come la musica che noi andiamo a esaminare. Cosa pensa lei del rock oggi, del rock che c'è oggi in giro? E come i Tonio Scatigna reagiscono alle influenze del rock di oggi? Cioè, veramente non l'ho capita. Non l'ho capita. Non l'ho capita. Volevo chiederle di rispondere a questa domanda molto semplice. Cosa ne pensa del rock di oggi e come i Tonio Scatigna
reagiscono alle influenze del rock di oggi, il rock. Non intendevo, non ho capito perché non ho sentito, ecco, non ho capito proprio la domanda, anche ora, cioè non ho capito. Senti, faccio una cosa, si alzi un attimo, vengo io di là, bene? Si alzi un attimo, per favore. Va bene, proviamo. Me le faccia lei le domande. Me le faccia un po' lei le domande. Guardi, sono nervoso. Me le faccia lei. Anzi, scusi, glielo do perché mi sembra giusto. Siamo in un programma serio. No, vabbè, dai, questa volta facciamo per bene. Perché fare per bene è bello. Fare per bene è proprio bello, capito? Fare del bene. Non fare per bene, fare di bene. Abbi pazienza, spettatore, ma non fare per bene, fare di bene. È meglio fare per bene o è meglio fare di bene? Io non lo so, però voglio dire, una domanda così io avrei risposto un po', capito? Ma le tue domande non le capisco, proprio non le capisco. Però si può continuare, dai, stai tranquillo. Dai, su, siamo qui, si sta bene, siamo, capito? In intimità, l'angolino anche è bello, mi fa sentire quasi come se fossi per bene. Hai ragione, perfettamente ragione. Hai ragione. Continuiamo l'intervista, dai, così, senza troppi scrupoli. Marco Polo della regia, sì. Velocizzare per favore. Vabbè. Ok, rifacciamo. Ok, 3, 2, 1, via. Va bene, non c'è problema. È stato tutto così, uno scherzo, una piccola commedia televisiva così. Cosa ne pensano? Cioè, Fronte del Porco era un disco più metal, più heavy metal. E... oh, siete in cambiamento, volete cambiare. Cambiamento o volete cambiare? Così, cambiamento o volete cambiare? Hai finito la domanda così. Cambiamento o volete cambiare? Cioè, la scelta è una sola. Beh, già abbiamo capito qualcosa di più della filosofia. Pronto? Sì. Senti, sto qui a fare il programma, non dovrei neanche avere il telefono, chiudo perché, guarda, scusa, abbi pazienza, cioè, sono qui a parlare con Eddie Cosenza di cose belle, che praticamente non ti posso dare retta, mi dispiace, domani vedremo, ciao. Scusatemi, perché... i telefoni sono veramente la croce dell'uomo, sono veramente una cosa che io mi ricordo, avevo 17 anni, quando è? 97 è cominciato questo giro. Pronto? Allora! Ma Cristo!